Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: Filippo Bisciglia compie un'appassionata dichiarazione ad una donna. Ma il suo amore non è per Pamela Camassa. La modella Pamela Camassa forma coppia fissa con Filippo Bisciglia da molto tempo. E la coppia si è dimostrata negli anni complice e coesa. Nel 2023 l'avvenente toscana ha deciso di mettersi alla prova a L'Isola dei Famosi, arrivando a sfiorare il podio su cui ha poi trionfato Marco Mazzoli durante la finale del reality. Il conduttore di Mediaset l'ha costantemente supportata nel suo percorso di sopravvivenza, cercando però di non rubare i riflettori alla fidanzata, e tenendosi alla larga dal parterre di Ilary Blasi. Del resto, la coppia ha sempre protetto strenuamente la propria privacy, e separa nettamente il ménage romantico dalle rispettive carriere nel mondo dello spettacolo. Filippo Bisciglia ha recentemente inaugurato una nuova stagione di Temptation Island, collezionando gratificanti picchi di share durante la messa in onda delle registrazioni. Durante la programmazione dello show, però, ha confessato il suo amore ad un'altra donna. Galeotto fu il falò. Filippo Bisciglia apre il cuore alla donna della sua vita. Il conduttore di Canale 5 ha sempre dimostrato un forte attaccamento alla famiglia, con una particolare predilezione nei confronti della madre Elisabetta. Durante un'intervista a Verissimo, aveva infatti confessato: a casa ho una mamma che è fortissima, è una roccia. Ho una nonna che ha 99 anni, e papà senza una gamba, gli è stata amputata, che gira per casa. Mamma è stata la più forte. A sua volta la signora Elisabetta ha rivelato nel 2019 a Di Più TV l'importanza che Filippo riveste nella sua vita. Sono stata molto male. Per un periodo ho affrontato un tumore, e Filippo è sempre stato accanto a me, in silenzio, con quel suo modo di fare così dolce. Per me è stata dura, più che altro perché non volevo preoccuparlo. Queste cose, quando capitano, non sono mai facili. Come ha detto mio figlio in TV, ho vinto la mia battaglia contro la malattia, e posso dire che sto bene. Mio figlio, come l'altra mia figlia, non mi molla un secondo. Sono una mamma fortunata. La nostra è una famiglia molto unita. La dedica di Filippo Bisciglia a mamma Elisabetta. Nelle ultime ore il conduttore ha pubblicato un tenero scatto su Instagram, in cui appare abbracciato alla madre Elisabetta. Filippo Bisciglia ha poi riportato il loro scambio di battute. Mamma, no, la foto no, ti prego. Ok, seratina romantica con te, che sei la mia vita, con te che mi hai regalato la vita. Quella vita che non avrebbe avuto alcun senso, se non ci fossi stata tu. Ti amo, grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.